Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Artcraft, oggi siamo qui in questo nuovo commentary. Oggi siamo qui con la 23ª settimana dei drop settimanali per Destiny. E purtroppo questa settimana ho saltato diverse cose perché ho fatto qualche attività di martedì. Il resto della settimana ho giocato a tutt'altri giochi perché sono tornato un po' al mio periodo di fare un botto di obiettivi, perché io sono un po' fissato su queste cose, sono, diciamo, quello che si chiamerebbe un achievement hunter. E quindi Destiny l'ho lasciato un po' in secondo piano, ho fatto poche cose. Da questa settimana con la challenge dei Golgoroth mi ci dedicherò un pochino di più perché voglio droppare più cose possibile per cercare di salire a 320. Iniziamo comunque subito con quello che ho fatto. Col titano dal canale 8 ho trovato 10 fantastici 3 di ori, sono stato il più fortunato. I 3 di ori secondo me sono un ottimo drop per quanto riguarda il cala, e va bene così. Dalla basilica abbiamo una vendita di Mida a 309 che ho ottenuto, servirà forse per infondere, però non è granché, potevo droppare un pochino di meglio. Passando invece al sacerdote abbiamo due frammenti dal sacerdote stesso. Dalla challenge solito declino a 320 della hard e declino a 310 della easy, solite cose. Da Golgoroth invece abbiamo un torace della easy, che quindi fa vomitare, e delle braccia veramente fantastiche a 3.11 che non mi servono assolutamente a nulla, quindi grazie Golgoroth, molto molto utile. Cerco di salire a 3.20, tu non sei dalla mia parte. Casa esotica, non esotica, sempre due frammenti per tutti, ormai non si droppa più niente. Per non parlare delle cantamorti, che uno si sbatte per fare un pezzo di raid in hard e due frammenti putrescenti. Il marchio mi servirebbe per dire, ma vabbè. Oryx non siamo riusciti a farlo ai nostri primi tentativi martedì, volevamo farlo durante la stessa settimana, invece non abbiamo fatto più niente. Con la strega dal canale 8 ho trovato la veste di Callipoli a 296, purtroppo la mia legata è di nuovo morta, perciò il drop è questo, fortunatamente non l'ho smontato subito e mi sono ricordato di riregistrarlo, non un granché. Passando invece alla cacciatrice abbiamo un fantastico spettro a 296 e veramente anche Vex ha trovato uno spettro a 3,9 che comunque non gli serve. L'unico fortunato è stato un po' Boots che ha trovato un buon piccione della distruzione, però comunque in generale questi drop dei cala fanno veramente veramente schifo. Beh ragazzi, questo è il drop della mia settimana, come potete vedere non ho neanche un minimo di gameplay decente di sottofondo a mettervi, perché davvero questa settimana non ho giocato per niente a Destiny, però vedrò di farne almeno 3 raid completo almeno fino a Oryx questa settimana, perché con la challenge di Golgoroth spero di trovare i pezzi che mi mancano per salire a 320 con almeno un PG o anche due, sarebbe veramente fantastico. Detto come ho detto ragazzi, lasciami un follow sul canale Twitch perché ogni tanto streamo adesso un pochino di meno perché appunto sto giocando altri giochi, però quando posso streamo Destiny e magari ogni tanto tornerò anche a streamare su Zombie. Vi tocca come ho detto ragazzi, a dirmi nei commenti come è stata invece la vostra settimana, se avete trovato qualcosa di decente o anche voi settimana vuota. Vi tocca come ho detto ragazzi, lasciare un mi piace, un commentino, iscrivervi al canale e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, Ala.